Sanya. Vengo dal Senegal, ho 30 anni, sono qua da 3 anni. In questo lavoro ti aiuto quando incontro con i bambini, oppure il nostro capo ti aiuta come funziona. Sì, così è meglio di imparare. Mi chiamo Givi, sono nato dal Gambia. Sono venuto qui in Italia dal 2017. Ho studiato un po' italiano. Sto lavorando nel mio progetto. Sto facendo agricoltura, giardino. Prima manca leggo italiano, manca leggo inglese, ma adesso ho imparato. Ha preso spunto dall'incontro che abbiamo tenuto a scuola il 22 gennaio 2018, era l'ultimo incontro del progetto L'Europa inizia a Lampedusa e in quell'occasione sono intervenuti anche i ragazzi ospiti del centro di accoglienza di Gelsomino che ha sede vicino alla nostra scuola. Si è trattato in pratica di far entrare i ragazzi rifugiati nelle nostre classi e metterli accanto ai nostri studenti. Questo è stato l'incontro fondamentale che ha permesso di avvicinare i ragazzi a un tema, quello dell'accoglienza, della vicinanza con queste persone che arrivano da lontano, di affrontare questo tema in un modo diverso. Man mano sono emerse altre idee, altri stimoli che permettessero un effettivo inizio insieme in cui i nostri alunni restituissero qualcosa a queste narrazioni. Mancava ancora qualcosa, mancava il recupero appunto di quello che era la storia anche lavorativa di queste persone. E quindi abbiamo cominciato a assumere regolarmente alcuni dei ragazzi, impiegandoli sia nella manutenzione scolastica sia nella manutenzione del verde, e quindi la loro presenza a scuola ha assunto ancora un altro significato. Vederli appunto aggirarsi nei corridoi vestiti da operai, collaborando concretamente all'attività della scuola, quindi vederli inseriti proprio nel contesto e capaci, abilitati a poter dare un contributo a quello che è la vita della comunità, ci sembra un passaggio molto significativo e molto importante. Dopo appunto aver fatto questa esperienza, secondo noi molto significativa, ci troviamo oggi di fronte a un problema, e cioè il fatto che questi fondi a cui abbiamo attinto, destinati alle pulizie, alle manutenzioni delle scuole, probabilmente verranno a mancare. Quindi adesso siamo alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per poter proseguire l'esperienza. Quello che è meglio dove trovi bene. A me, grazie a Dio, in Italia ho trovato bene qui.